Signore e signori, buongiorno, qui il vostro FlyEryx VM e siamo sul nuovissimo capitolo di Metro, ovvero Exodus, non l'ho ancora mai aperto né fatto partire, quindi appunto nuova partita, opzioni, bla bla bla, non posso selezionare capitoli né fare continua, appunto, e niente, vediamo cosa porterà questa esperienza, saranno gameplay da un quarto d'ora circa, 20 minuti, arrotondando. E niente, io come voi non conosco il gioco, ho giocato tutti quanti i titoli precedenti, sperando che questo sia all'altezza dei primi. Niente, partiamo subito. Nuova partita. Lettore, non è pronto a affrontare sfide nel mondo di minestrone, facile, normale. Vabbè, noi siamo abituali in realtà. Però siccome voglio avere, voglio focalizzarmi molto sulla storia, facciamolo in modalità lettore. Se le altre zone sono disponibili in abbondanza. Va bene, ok, dai, facciamolo in lettore. Poi se nel caso lo rigiocheremo comunque lì, o comunque lo rigiocherò in avanzato, se non ho letto male, che è la modalità che sono abituato. Questo giusto per Ricordo farvi ancora godere l'unica un po' prima della la guerra. storia al meglio. Ricordo che eravamo diversi e vivevamo lassù, in superficie. Eravamo i padroni di tutto il mondo. Costruivamo enormi città di vetro e cemento. Attraversavamo gli oceani e solcavamo i cieli. Eravamo 7 miliardi e nessuno di noi era nato per vivere nelle gallerie. Io sono nato per respirare aria pura, me lo ricordo. E la miseria, il delirio. L'ultima guerra ha eliminato quei 7 miliardi di persone. Solo 50.000 sono riuscite a sopravvivere sottoterra, visto che la superficie è contaminata, bruciata e piena di orribili mostri. Forse un giorno le radiazioni in superficie diminuiranno e i nostri nipoti o bisnipoti potranno tornare a vivere lì. Questo almeno è quello che pensano tutti i miei fratelli dell'ordine. Praticamente non c'era rimasta nessuna speranza, però gli esseri umani non sono fatti per arrendersi. Ci siamo arrangiati con quello che c'era rimasto, collaborando per fare della metropolitana la nostra nuova casa. In fondo potrebbe essere l'ultimo posto sulla Terra in cui gli uomini possono ancora vivere. Per un po' abbiamo pensato di potercela fare. Ma purtroppo la guerra non ha cambiato le nostre pessime abitudini. Ok, Nella allora relativa quindi. sicurezza delle gallerie, Scusa. la corruzione proliferava e quando il pericolo proveniva dalla superficie, solo pochi di noi vi si opponevano ed eravamo sempre meno numerosi. Ma io ricordo di essere nato per una vita migliore e non posso accettare l'idea di invecchiare e Sì, però che morire palle. sottoterra. Dai, non posso neanche Non mi skippare. importa se mi con. Non so io cosa abbia fatto. Premuto X, mi sa. Ah, ok, mi sa che ho skippato, forse. Era troppo noioso. Cioè, dai, 4 minuti soltanto di quello lì che parla. Che cavolo, cioè, non è che siamo qua a vedere un film. Ok,
Comunque mi aspettavo qualcosa di meglio in realtà. È stato annunciato come il capolavoro anche sotto il fronte grafico. Sotto il fronte grafico. E onestamente mi sembra letteralmente identico ai capitoli precedenti. Parlo di Redux, Last Light e via discorrendo. Non mi sembra quel granché di capolavoro detto e annunciato. Forse, ovviamente, giocandolo su una One X non ha lo stesso incipit che avrebbe su una RTX. Ah, forse si gioca. Vediamo. Dai, però raga, madò, ma è lentissimo. Possiamo fare qualcosa anche noi o... Alleluia. Ok. Allora. Cioè. Ok. Allora, quella lì è, vabbè, la busta, l'abbiamo detto, va bene. Vabbè. Sento cose. Ah. Va bene, allora iniziamo a muoverci un attimino nella zona. Vediamo se... Ok. È però così, non vedo niente. Va bene, ok, noi andiamo. Ah, LB, apri il menu di ricompagnamento e usa l'accendino sulla ragnatela. Ok. Ah, giusto, vero. Ok. I remember. Ragazzi, è da tantissimo che non gioco a un... ad un Redux. Sì, vabbè, ad un metro. Vabbè, possiamo spegnerlo l'accendino però, magari. Così, così. Ok. Ok, allora. Con calma. Vorresti salire di qua? Ma neanche se è morto proprio. Ok. La torcia ce l'abbiamo, sì. Non fa granché a quanto pare, però. Vediamo se sta porta è aperta. Mi sa di no. Questo che fa? Niente. Ok. Ma sti medikit, ste cose non le possiamo prendere, vero? No. No, che cos'è? X. Cavolo, però si mimetizza bene con l'ambiente circostante. Bella fregatura, bella bella fregatura. Allora, i comandi così che a primo acchito. Sì. Ma sentivo dei passi? O no? Fatemelo sapere anche voi. Se sentivate anche voi dei passi o meno. Allora, vabbè. Ma non è che può andare in giro per un... Ah! Che cosa schifosa. Va bene, va bene. Ok, raga, scusate se ogni tanto sto un po' in silenzio, ma mi stavo cagando in mano. Questo dovrebbe essere un gioco... Madonna mia, quelle texture, cosa hanno fatto? Vabbè, lasciamo stare. Dicevo, scusatemi se sono a volte un po' silenzioso, ma sto cercando anch'io di capire come voi.
È davvero la prima volta che prendo in mano Exodus. Ad essere sincero, non ci sono tutti quanti queste. Non ci sono tutte queste migliorie che sono state promesse, anzi, in realtà. Ma che cazzo fa? Ma io ti distruggo la vita, la famiglia. Fai un botto. Non era scriptato tutto quella scena, vero? Ah, ma questo qui non è un fucilozzo. Cioè, sì, è un fucilozzo, ma a pallettoni. Ah. Allora, la busta ci dice di andare di là. Quindi di qua. Ok, allora non andiamo. Ehi, allora, in realtà, in questo gioco dovrebbe essere obbligatorio lo script, cioè sì, lo script, il looting, cosa che noi fino a mo' ancora non abbiamo fatto, però, e non va molto bene. Ok, quindi qua siamo pieni, ma dimmelo che siamo pieni, non mi far vedere il coso rosso con le cose rosse. Vabbè. Dov'è l'altro? L'avevo visto, sono sicuro che c'è l'altro. Eccolo. Poi? Basta? Basta. No, basta niente. Dove cavolo sono però? Quasi sicuramente dobbiamo andare di là. Però appunto dobbiamo lootare. O no? No, non c'è, se non c'è niente da lootare, però effettivamente voi mi dite che cavolo devi lootare. Allora andiamo. Ma bellissima, fammela utilizzare. No, no, non posso. Bommala. Madonna mia. Apri, 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 apri come le cose che si aprono. Sparagli, no? Prendi la coltellata, fai quello che ti pare, tanto comandi tu. Vabbè. Queste creature però non sono fatte male. Ma posso fare qualcosa anch'io o... Perché idiota? Tieni duro, arriviamo! Coprici! Idiota. Idiota, non preoccuparti. Tireremo fuori. È alto! Parti! Alto! Ma che diavolo! È ferito! Forza, Artyom! Resta con noi! Attenzione, gente! Oh, guarda, ecco le rocce! Via! Perché le luci sono spente? Ora è notte la stazione. Ah, ok, praticamente noi siamo tornati nella stazione principale. Nel frattempo, prendo l'occasione per dirvi, raga, che questo gameplay uscirà il martedì, sì, quindi il 5 marzo. Buongiorno. E così per ogni martedì. Appunto la durata media sarà di un quarto d'ora e 20 minuti e non ci sarà la mia faccia perché voglio rendervelo immersivo e proprio pieno di storia. Ci sarà la mia faccia invece per quanto riguarda gameplay di COD, recensioni, sì, news e quant'altro. Quindi soltanto per questo non vi aspettate la mia faccia, vi raccomando. Tieni duro, una bella dose di sangue spartano, starai meglio. Una bella dose di sangue spartano. Ragazzi, ma voi lo utilizzate il sangue spartano? Vedete che il sangue spartano è una delle cose più fighe.
Artyom, sei sveglio? Tranquillo, il dottore ha detto che starai bene. Vuoi farmi morire di crepacuore? E se la prossima volta non tornassi dalla superficie? Non Mamma c'è mia. Nessuno là Pessimista. Fuori, Artyom. Nessuno da trovare o con cui parlare. Se ci fosse qualcuno, non credi che sarebbe qui? Ne abbiamo già parlato non so quante volte. Devi fartene una ragione. Ci siamo solo noi. Colonnello. Salve, Alex. Sì, però ragazzi, sono fatti male. Cioè, non è da One, non è da Next Gen sta roba. Conversazione. Per me puoi anche morire inseguendo il tuo sogno delirante, ma non vedi quello che stai facendo a mia figlia, tua moglie? Papà, ti prego. L'ordine è a corto di uomini dopo la battaglia per il Dissai e tu te ne vai. Qui c'è bisogno di te, ma tu pensi solo alla tua egoistica ossessione. Ora basta con queste stronzate. C'è solo la Metro, nient'altro. E l'ordine è qui per difenderla. Se non noi, allora chi? A me sembri in forma. Preparati ad andare via. Poi discuteremo del tuo trasferimento alla Polis. Vieni, dobbiamo parlare. Chiamo il dottore. Va bene. Artyom, ti prego, promettimi che non succederà più. Ci vediamo dopo. Ah, sì, sì. Artyom, siamo riusciti a salvarti per il rotto della cuffia, ma la gente continua a donarti sangue che potrebbe salvare molte altre vite e tu insisti a contaminarlo. Non pensi che sia ingiusto? Cercherò di essere chiaro. Non garantisco che la prossima volta potrò salvarti. Va bene, direi che per questo gameplay, ragazzi, è tutto, è stato giusto l'incipit, e niente, quindi ci vediamo il martedì prossimo, sempre su Exodus. Vi ricordo gli appuntamenti settimanali che saranno sparsi nell'arco della settimana con Call of Duty, Deathmatch, Blackout, bla bla bla, probabilmente anche Apex, e non lo so, forse magari nel weekend vi porterò Sinner in copresenza. Niente ragazzi, detto questo, ci vediamo al prossimo gameplay e alla prossima. Ciao!